La rievocazione messinese di qualche giorno addietro, che celebra lo sbarco trionfale di Don Giovanni d'Austria in città alla vigilia della battaglia di Lepanto nel 1571, ci offre l'opportunità di riflettere sul ruolo del Mediterraneo, sulla sua dimensione millenaria, sulla sua crisi attuale interminabile. Indietro nei secoli cuore pulsante delle grandi civiltà, oggi periferia del contemporaneo, il Mediterraneo continua a essere tuttavia terra e acqua, fatica e ricchezza, tradizione e frattura. Una complessità, ci ha spiegato Fernand Braudel, irriducibile. Patria ed esilio, epica e tragedia, leggenda e ragione, sacro e incredulità. Lo è innanzitutto a partire dalla sua geografia fisica e politica. Gli stretti che lo stringono in un abbraccio prepotente, le frontiere che a stento si riesce a tracciare, tanto difficile è poterle definire nei significati in mezzo ai tre continenti. Gli incroci fatti di scambi e dialoghi, di monete, di lotte e sangue, di schiavitù e libertà. Paesi e uomini diversi per condizioni e retaggi, in un contesto ancora comune. Grandi città insieme a deserti e paludi, le profondità dell'Africa, i venti freddi del nord e delle ostili montagne interne. Tante linee immaginarie percorse da odi e guerre, merci e mercanzie, religioni e modi di vita, miserie e conquiste. Un aratro che non riesce a scavare terre fatte di una roccia dura eppure friabile e pericolosa. Pianure vittime del dilagare dell'acqua, fragili e precarie anch'esse fin dalla notte dei tempi, costeggiano un crocevia in cui convergono sovraffollate arterie urbane e rotte marittime ancora centrali, sentimenti comunitari e sovranismi statali rinnovati, ruderi e utopiche costruzioni. Il Mediterraneo è un'idea, lo si può rappresentare in mille modi diversi, ma al suo fondo sono le passioni che si agitano in innumerevoli panorami delle straordinarie intensità, in un succedersi di opere irregolari. Tra rapimenti e testamenti, ecco un mare di guerrieri coperti di bronzo e di stranieri erranti, di guardiani e sognatori, di arti e di esplorazioni, di mostri e tenebre, di colori funerei e sete rosso porpora, di carestia feroce e di abbondanza, di anime nell'oltretomba e spiriti immortali. Mare di Dio e di cosmopolitismo, di otri e frantoi, gelso e lane, ferro e macchine, rifiuti ed emergenze, di sorprese e questioni secolari. Una storia e uno spazio, avrebbe detto Fèvre, a part entière. In un conflitto senza tregua coi tiranni di ogni tempo, il Mediterraneo può essere ancora terra di teatri e piazze pubbliche, di nobiltà e tribuni del popolo, di potenti e di ribelli, di legittimità e dissenso, di gattopardi e rivoluzionari?